terzo anno del concorso di poesia e musica rap con titolazione quest'anno Ode alla Madre Terra. È un omaggio ovviamente a quello che possono essere gli scritti, le rappresentazioni, la musica che riguarda un pochettino questa nostra madre terra. Siamo con la dottoressa Maria Francesca Lucanto, che è una sociologa. In pratica lei ha l'opportunità di incontrare ragazzi giovani che si devono rapportare appunto con questo problema della terra. Certo, io ho molta speranza nelle nuove generazioni, perché vedo anche da questa iniziativa prodotta dalla Biblioteca delle Donne di Soverata, alla quale mi legano decenni di collaborazione e di amicizia, essendo anch'io parte di un'associazione che si chiama Associazione Fata Morgana delle Donne Ecologiste e Meridiane, vedo appunto che ho molta speranza in questi ragazzi perché li vedo anche preoccupati, no? Per il loro futuro. Purtroppo l'eredità che noi abbiamo loro lasciata non è delle migliori, no? Abbiamo problemi di inquinamento veramente grossi, tanto che alcuni dicono che siamo entrati in una nuova era geologica. Ci sono alcuni scienziati che dicono addirittura che la nostra crosta terrestre si sia modificata. Ciò vuol dire, però, che non dobbiamo perdere la speranza, no, di riavvicinarci alla madre terra, e questi ragazzi oggi lo fanno magistralmente con la poesia. E con la musica rap. E di questo ne sono felice. Sono felicissima di essere venuta a questa iniziativa. Ecco, mi perdoni se un pochettino voglio stimolarla. I ragazzi oggi rispondono con la poesia, con la musica rap, però ci sono alcuni giovani che rispondono in maniera completamente diversa, addirittura distruggendo quello che potrebbe essere il patrimonio culturale nazionale. Se lei si Sì. riferisce ai ragazzi di ultima Sì. generazione, beh, io posso dire questo, che non li condanno come stanno facendo tutti i media, perché ritengo che la loro azione sia la conseguenza di una disperazione, no? La disperazione appunto dei giovani di non poter pensare a un futuro, Ma come si di fa non a dire avere in quello? mano un Come futuro. si fa ad avere E un quindi futuro distruggendo? lo fanno per smuovere le coscienze in qualche modo, anche se lo fanno, diciamo, io non lo farei, non sono dell'ultima generazione, sono di una generazione vecchia, però riesco anche a comprenderli e a non dargli addosso, no? Come stanno facendo i giornalisti, perché ritengo che siano ragazzi da capire, bisogna capire il loro discorso, ascoltarli. Ascoltarli soprattutto. La giornata, noi con 3 anni come Biblioteca delle Donne che facciamo questa iniziativa che si chiama Ode alla Madre Terra ed è proprio un'iniziativa che tende a dare consapevolezza ai giovani sull'importanza del rispetto della terra e dell'ambiente. Questa è la terza edizione che in concomitanza con quello che è successo di grave nell'Emilia Romagna e che ci dimostra che l'attenzione a sensibilizzare i giovani su questa tematica è attualissima se vogliamo evitare catastrofi come quelle che abbiamo vissuto in questi ultimi giorni. E i premi, noi premiamo le prime 3 poesie. I ragazzi ci hanno mandato tantissime decine e decine di poesie scritte da loro su questo ambiente. Alla fine della rassegna, noi daremo ai primi 3 ragazzi dei premi simbolici in denaro da spendere solo nelle librerie per approfondire questo tema.